sono qui per raccontarvi un pochino la mia esperienza in Thailandia di circa 20 giorni, diciamo ad inizio marzo, e siamo tornati qualche settimana fa, insomma, verso la fine di marzo. Ci siamo spostati in varie realtà, tutte quante appunto in realtà in cui c'era una missione saveriana. E che a seconda del territorio, appunto, aveva come focus diversi tipi di attività. Prevalentemente siamo stati appunto con bambini, bambini che spesso erano, diciamo, immigrati, spesso clandestini, venivano o dal Myanmar fuggendo dalla guerra, oppure da altri posti. Arrivando in Thailandia si notano moltissimo le differenze anche proprio a livello economico. Tra le diverse etnie, tra i diversi gruppi etnici. Già arrivando a Bangkok, infatti, dove siamo atterrati, si vede appunto una realtà piena dove praticamente è tutto mischiato, cioè il lusso è però immediatamente al di fuori, diciamo, delle strade principali, ci sono baraccopoli che si estendono in tutte le direzioni. La comunità dove abbiamo sostato di più una comunità che si trovava in un villaggio chiamato Chilometro 48, e lì appunto siamo stati per lo più con i bambini e ci recavamo in queste scuole per fare delle lezioni di inglese ai bambini. Eravamo praticamente degli insegnanti, spesso ci siamo trovati anche a fare delle lezioni di inglese proprio agli insegnanti, perché lì veramente si parla molto poco la lingua. È stato molto uno shock i primi giorni, perché culturalmente siamo molto diversi. I bambini sono splendidi, e in generale le persone lì sono molto rispettose, sono molto educate, sono molto anche accoglienti. Vedi dei bambini che sono sostanzialmente lasciati a loro stessi per la maggior parte del tempo, perché la maggior parte degli insegnanti sono fondamentalmente volontari e spesso non hanno le competenze nemmeno per insegnare. A volte incontri dei bambini, la maggior parte sono molto gioiosi per lo più, ma a volte incontri veramente quel bambino che ti rendi conto che è passato per alcune situazioni, soprattutto in scuole appunto che sono a prevalenza, diciamo, di immigrati del Myanmar, che sono in genere quelle più povere, o scuole di etnia Karen, che a prevalenza di etnia Karen, che è una delle etnie che è presente sul territorio, e ti rendi conto, cioè, trovi questi bambini che hanno uno sguardo sostanzialmente che vuoto. Quello che mi è rimasto è sicuramente il desiderio di fare un po' di più la mia parte, magari di non essere indifferente quando passo di fronte a qualcuno, quando passo a fianco a qualcuno. Inizialmente non è stato facile. Noi siamo partiti, abbiamo fatto un lungo viaggio, immersi, diciamo, in una cultura completamente diversa. Quindi inizialmente ho avuto, diciamo, la sensazione di non potercela fare, di non poter continuare. Eravamo comunque immersi nella natura, quindi diciamo che lì sono riuscita ad adattarmi bene. Sono bambini veramente, io li considero speciali perché rispetto ai bimbi, ai nostri bimbi, non hanno alcun tipo di vizio e quindi sono bambini veramente rispettosi e gioiosi che si divertono con poco. E lì sono rimasta particolarmente colpita dalla loro proprio senso di unione che c'era tra di loro. Loro collaboravano tantissimo, non litigavano mai tra di loro, erano fortemente uniti. Questa gioia che mi hanno trasmesso, cioè a me mi ha colpito soprattutto questo, cioè il fatto che alla fine noi siamo persone veramente che da questa parte del mondo almeno siamo cresciuti con tanto e forse troppo, anzi non forse troppo. Loro crescono con uno spirito completamente diverso, secondo me. Ma anche poi stesso le persone del posto, cioè, sono di una gentilezza, di un rispetto che non ho trovato qui.